Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Inaugurato questo pomeriggio il nuovo hub vaccinale nel comune di Pescara, nel cosiddetto Palazzo Fuxas. L'apertura della nuova struttura aiuterà ad accelerare la somministrazione dei vaccini. Il servizio di Giuseppe Dintino. È operativo dalle 15 di oggi il secondo hub vaccinale di Pescara, dopo quello della stazione di Porta Nuova, il terzo se consideriamo anche il village di Città Sant'Angelo, che comunque serve la provincia pescarese. Ci troviamo al Palazzo Fuxas, di proprietà della famiglia De Cecco, in via Alessandro Volta 10, e alle mie spalle le prime persone in fila in attesa di ricevere la propria dose di vaccino. Chi non ha ancora conseguito la prima dose, per la prima dose può recarsi qui senza alcuna prenotazione. Per la terza invece è necessaria la prenotazione sul portale dedicato. L'obiettivo è quello di inoculare 300 dosi al giorno con 4 linee vaccinali, che poi diventeranno nei prossimi giorni 5. A disposizione qui ci sono i vaccini Pfizer e Moderna. Sia il Moderna che il Pfizer si possono inoculare indipendentemente dal tipo di vaccino che è stato fatto per completare il ciclo vaccinale, cioè per le prime due dosi. Ricordo che l'assenza di prenotazione è possibile per tutti coloro che devono fare la prima dose, ma non solo qui, ma in tutti i centri hub della ASL di Pescara. La prossima settimana qui il pomeriggio sarà dedicato alle fasce più piccole, dai 5 agli 11 anni. C'è una richiesta di prime dosi che si mantiene stabile sulle circa 200-300 prime dosi al giorno. Questo centro a fine gennaio è stato aperto anche per permettere a tutti coloro che sono ancora in assenza di dose vaccinale di poterla fare. Questo hub vaccinale presente sul territorio di Pescara ci permette di avere un estintore, quello che dice Bertolaso, un estintore pronto che nel caso in cui serva per qualsiasi necessità riprenda una fase epidemiologica forte, ovviamente siamo pronti per intervenire. Ringrazio ovviamente la ASL per quello che sta facendo, i vigili urbani, la protezione civile, i dipendenti del comune di Pescara per quello che stiamo facendo. Ancora una volta la collaborazione tra due enti che sono la ASL, l'aspetto sanitario, ed il comune, l'aspetto operativo, ha fruttato, perché l'amministrazione non ha mai abbandonato il campo. Tramite l'avvocato cremonese, che è il legale della famiglia De Cecco, ovviamente abbiamo fatto questa joint venture, se così possiamo dire. Sicuramente c'è stata una sinergia operativa tra pubblico e privato ancora una volta che produce questo servizio indispensabile oggi per la guerra al Covid-19. Sono 3.551 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni. 2.062 sono stati identificati attraverso test antigenico, eseguiti nel complesso 8.500 tamponi molecolari e 21.344 test antigenici. Il tasso di positività è pari all'11,89%. I nuovi positivi provengono 735 dalla provincia dell'Aquila, 1.020 da quella di Chieti, 871 da quella di Pescara, 803 da quella di Teramo, 52 da fuori regione e per 64 sono in corso verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi di età compresa tra 75 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila, mentre 5 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. Scendono a 408 i ricoveri in area medica, meno 9 rispetto a ieri, salgono a 41 quelli in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri, mentre aumentano di 3.168 unità coloro che sono in isolamento domiciliare. 371 sono le persone guarite nelle ultime 24 ore. Con quelli odierni l'Abruzzo supera i 100.000 casi attualmente positivi, più precisamente sono 100.153, pari all'8% della popolazione abruzzese. Alla luce dell'aggiornamento odierno, il totale dei casi accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza ad oggi supera
la soglia di 200.000 unità e arriva a 201.342. Dell'intero totale, 94.769 casi, pari al 47% del dato complessivo di due anni, sono emersi dal 1 gennaio ad oggi, cioè in soli 26 giorni. Nello stesso periodo i decessi sono stati 137. Se 71.715 casi, pari al 35,6%, riguardano il 2021, solo 3.700, ovvero l'1,8% del totale, sono relativi al periodo tra febbraio e agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo lockdown. Il record di nuovi casi in un singolo giorno, 5.479, risale all'8 gennaio scorso e il tasso di letalità è pari all'1,38%. Il Partito Democratico chiede un Consiglio Comunale straordinario a Pescara per affrontare le criticità che ormai da tempo riguardano il pronto soccorso dell'ospedale. Il servizio, vediamo. Carenza di personale, pazienti parcheggiati in corsia in attesa di essere ricoverati in reparto e il pronto soccorso costretto a chiudere per far fronte al flusso di persone che necessitano di assistenza provenienti dall'intera area metropolitana. Occorrono provvedimenti urgenti, sostiene il Partito Democratico di Pescara, che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. C'è purtroppo una lunghissima attesa che non viene smaltita. È successo due volte nel giro di poche settimane che addirittura chiudesse il pronto soccorso perché non riusciva a smaltire l'arretrato. Diciamo che, essendo il pronto soccorso più importante d'Abruzzo e uno dei più frequentati d'Italia, in qualche modo ci deve essere uno scatto di reni. Quindi come centro-sinistra in Consiglio Comunale abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale aperto, straordinario. Il personale sanitario del pronto soccorso non solo si occupa di emergenza ma si occupa anche di degenza, perché ormai sono 40-50 persone che vengono ricoverate qui su barelle, ci stanno anche 4-5 giorni come da varie denunce che abbiamo acquisito, senza distanziamento e senza che nel pronto soccorso ci siano gli strumenti presenti invece all'interno dei reparti. C'è anche una questione di competenze tra Regione, ASL, Comune di Pescara, chi può sbloccare la situazione? Intanto io credo che è molto utile discutere in Consiglio Comunale, con un Consiglio Comunale straordinario aperto dove tutti possono intervenire e tutti possono apportare le proprie, diciamo, motivazioni ma anche le proprie proposte. Dopo questo Consiglio Comunale straordinario invece si deve prendere con maturità la palla al balzo e bisogna creare un nuovo modello di gestione. Non c'è un triage avanzato, non c'è un turnover dei posti letti, non c'è un sistema informatico che ci dica quanti posti ci sono all'interno di ciascun reparto in quel dato momento e in quella precisa ora, il che salvaguarda delle rendite di posizione per i ricoveri in elezione ma mette in grande difficoltà il personale del pronto soccorso. Gli ex eroi, quelli che hanno affrontato l'emergenza all'inizio e continuano ad affrontarla ancora oggi, purtroppo fuori da qui non sono considerati tali. All'interno dell'ospedale non sono eroi quelli del pronto soccorso, perché a loro spesso viene riattaccato il telefono in faccia, sia quando cercano posti letto all'interno dei reparti, sia quando cercano un nuovo modello organizzativo del pronto soccorso. 7 pediatri di libera scelta e 40 unità tra medici, infermieri e volontari reclutati dal Rotary Club formeranno la task force per l'open day vaccinale contro il Covid-19 in programma a Lanciano, organizzato su iniziativa del sindaco Filippo Paolini in collaborazione con il comune e il mondo del volontariato. Il 29 gennaio toccherà ai bambini, il 30 agli ultra cinquantenni. Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni che risiedono nei comuni di Lanciano, San Vito Chietti, Fossa Cesia, Santa Maria in Baro, Treglio, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna, Castel Frentano e Frisa. Potranno presentarsi liberamente senza prenotazione dalle ore 15 alle 19 per ricevere la prima dose. E ora ci spostiamo a Chieti. Ieri abbiamo ascoltato la proposta di un'alternativa al raddoppio ferroviario avanzata dal Comitato dei Cittadini Comfer, che si è costituito recentemente. Oggi abbiamo dato la parola ai cittadini che siamo andati a intervistare per sentire le loro opinioni. Serena Secondi. È nato anche un comitato cittadino, Comfer, che riunisce sia Chieti che Pescara proprio per mobilitarsi contro questa variante, questo raddoppiamento della linea ferroviaria che si potrebbe comunque realizzare a poca distanza da qua. La signora Luciana è un'altra delle persone che vedrebbe abbattuta la propria casa, che è questa alle proprie spalle. Da quanti anni abitate qua? Io mi sono sposata, quindi 42 anni che stiamo qua.
Naturalmente sarebbe una scelta per voi da evitare. Certo, perché penso che nessuno abbia fatto una riflessione su quello che significa per una che ha abitato qua 40 anni abbandonare tutto, andare da un'altra parte, rifarsi una vita da un'altra parte. Ma poi verrebbe separato il paese da una parte, dall'altra, non si sa perché. Cosa chiedete allora? No, noi non vogliamo che la ferrovia si fermi, c'è la possibilità di farla dall'altra parte del paese, quindi sarebbe anche meno invasivo perché nessuno verrebbe sfrattato. Quindi perché non sfruttare questa possibilità, visto che hanno fatto anche l'interporto appunto per questo. Il signor Roberto è un cittadino di Brecciarola, lei cosa chiede soprattutto anche pensando a quello che sono i disagi che vivrebbero i suoi concittadini vedendosi abbattere la casa? Ma io voglio puntualizzare soltanto una cosa, non si può progettare una linea ferroviaria con una cartina geografica, secondo me andrebbe fatto inserendo anche i tecnici locali dove conosce il territorio, sa tutto del territorio. Qui hanno fatto un progetto su una cartina geografica e credo che sia una cosa infattibile, proprio inesistente. Bisogna rivedere il progetto e sfruttare, come già si è detto, la linea ferroviaria dell'interporto, che avrà anche a livello economico un costo minore, questo credo io. E lei cosa dice a questi signori che vogliono abbatterle la casa? Cioè, non è solo una questione di... io sono per le opere che si devono fare, però che devono distruggere 5 paesi, perché non è solo la casa mia, se era solo la casa mia va bene, è una casa sola, buttiamola a terra. Qua si tratta di, pare che sono 250 case, non lo so. C'è anche un valore affettivo che comunque... Affettivo prima di tutto, perché tutto questo lavoro che stanno facendo è stato fatto tutto con tanti sacrifici, mutui, debiti, cose, e poi dopo tante cose che noi abbiamo sacrificato, delle domeniche, dei giorni di riposo per fare tutti questi lavoretti, perché l'abbiamo fatto l'economia, perché i soldi non ci stavano. Non accetta la fine della loro relazione e cerca di colpire la ex al volto con un coltello dopo averla picchiata e immobilizzata, ma la giovane riesce a fuggire e chiedere aiuto ai passanti che lanciano l'allarme. Alla fine lui, un cittadino della Costa d'Avorio, viene arrestato dalla polizia per il reato di maltrattamento in famiglia, mentre la donna finisce in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri sera nel centro di Pescara. Una volta sul posto, gli agenti della squadra volante hanno trovato la donna in strada con evidenti segni di aggressione. Raggiunto l'ex compagno all'interno dell'appartamento, teatro delle frequenti aggressioni subite dalla donna, i poliziotti hanno notato tracce di sangue sui muri e sugli arredi e l'abitazione è messa a soqquadro. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in ospedale dove ha denunciato l'accaduto alla polizia, raccontando di analoghi episodi di violenza domestica di cui è stata vittima negli ultimi anni. Ha riportato fratture al setto nasale e allo zigomo, oltre a ferite e segni evidenti di morsi. La prognosi è di 30 giorni. L'uomo invece è nelle camere di sicurezza della questura in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. Nella giornata della memoria, per non dimenticare, Teramo ricorda Alberto Pepe, morto a 35 anni in un campo di sterminio nazista. La sua storia, come quella di tanti italiani che non si piegarono all'ideologia di Hitler, è racchiusa nella pietra di inciampo posta davanti alla sua abitazione teramana. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Le pietre d'inciampo sono dei piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone. Queste vengono poste davanti alla porta delle case nelle quali vivevano le persone poi deportate nei campi di sterminio. Esse tutte insieme costituiscono una vera e propria cartina geografica della memoria che collega tutta l'Europa. Quando ci inciampi, appunto, ti ricordi di loro, dei milioni di ebrei sterminati dai nazisti, ma anche dei tanti italiani che non si piegarono a quell'ideologia e che furono torturati e uccisi al pari del popolo ebreo. A Teramo esiste un'unica pietra d'inciampo in Viale Cavour, posta personalmente dall'artista tedesco Gunther, che le realizza da anni. Lì abitava Alberto Pepe, morto da eroe a 35 anni nel campo di concentramento di Wietzendorf. Questa pietra d'inciampo rappresenta tutto l'orrore dell'Olocausto, ma anche l'eroismo di tante persone come Alberto Pepe. Chi era Alberto Pepe? Era un teramano molto legato alla sua città, amante della montagna, dello sport, che partì per la guerra come tutti i 600.000 italiani che poi
dopo l'8 settembre rimasero sul fronte e lì, di fronte alla scelta se andare dalla parte appunto anti-italiana, quella dei nazisti, o continuare a stare dalla parte per cui avevano giurato, quella della patria, quindi dalla parte dell'Italia, lui, come questi 650.000 IMI, che si chiamano internati militari italiani, cioè soldati che stavano al fronte, rimase dalla parte giusta. E quindi furono tutti quanti deportati in Germania e in Polonia, furono 2 anni terribili, nessuno, praticamente nessuno, aderì quindi al nazismo, al nazifascismo. Se aderivi e quindi lavoravi potevi tornare a casa poco dopo, non lo fece quasi nessuno, ne morirono 50.000 tra cui appunto mio nonno. La sua famiglia come vive la giornata della memoria? Queste celebrazioni, che devo dire da pochi anni, sono continue e attive, anche grazie all'istituzione del giorno della memoria, che è una legge importantissima. Siamo orgogliosi e viviamo con grande impegno. L'impegno oggi, ma noi lo facciamo spesso anche nelle altre ricorrenze, di trasferire queste conoscenze, perché le nuove generazioni poi dovranno averne contezza perché non accada mai più. Se realizzato, diventerebbe il punto di riferimento per gli abitanti di Chieti Scalo. Stiamo parlando del piccolo teatro che potrebbe essere realizzato con i fondi del PNRR nel caso in cui fosse approvato il progetto presentato stamani negli uffici del comune in piazza Carafa. Vediamo il servizio. Un impegno economico che si aggira sui 3 milioni di euro per realizzare una sorta di monumento, un punto di riferimento per il Chieti Scalo. Sì, con Giancamillo Marrone abbiamo ideato questo intervento a Chieti Scalo in un'area importante nelle aree laterali di Via Pescara. Sarà un edificio che conterrà 250 posti a sedere, un buon numero di spettatori, un largo palcoscenico di 12 metri per 9 metri e avrà una caratteristica anche architettonica di paesaggio urbano, nel senso che durante l'atmosfera notturna l'edificio si illuminerà nella sua totalità attraverso un sistema studiato di illuminazioni LED, proprio in corrispondenza dell'attuazione degli spettacoli, quindi sarà un punto di riferimento che in quell'area di Via Pescara manca. Per questo. Le caratteristiche interne? Le caratteristiche interne saranno soprattutto dell'ordine, che saranno rivestiti completamente in legno sia le gradonate, sia naturalmente il palcoscenico e con pannelli acustici laterali per l'ottimizzazione dell'impatto sonoro dei teatri. Il tetto del nuovo teatro ospiterà i pannelli fotovoltaici, perché uno degli obiettivi è quello di realizzare un teatro ad alta valenza di ecosostenibilità e di risparmio energetico. Un nuovo punto di socializzazione anche per le scuole? Sì, è un importante punto per le scuole, perché attualmente le scuole non hanno nella vallata spazi idonei per le loro attività di socializzazione, per poter accogliere i genitori, il pubblico che normalmente accorre numerosi, no, attualmente non ce ne sono. Dal 2008-2000 avevamo una sede in via Marino del Caramanico dove facevamo attività laboratoriale per lo più e spettacoli all'aperto, perché avevamo uno spazio verde. Dal 2008 siamo riusciti a creare questo spazio piccolo teatro dello Scalo insieme, grazie alla disponibilità di un imprenditore. Cosa significherebbe per voi questo teatro? Questo significa per noi, c'è una massima che mi piace molto, lavorare e contribuire affinché si lasci il mondo in maniera migliore. 2 atleti di Montesilvano sono stati premiati dall'amministrazione comunale per aver vinto il titolo italiano nelle rispettive discipline. Si tratta di Giulia Cilli, che si è distinta nella ginnastica, e del pilota di rally, nonché consigliere comunale, Raffaele Panichella. Vediamo. Sindaco, oggi Montesilvano premia sui 2 cittadini che si sono distinti nel mondo dello sport. Sono i primi premiati del 2022, è un avvicinamento a un percorso di premiazioni, poi li rincontrerete alla fine di quest'anno. Sì, oggi abbiamo premiato in ordine temporale chi si è distinto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, a livello sportivo nel 2021, quindi chiudiamo con le premiazioni di oggi, benché abbiamo sforato di qualche mese, un percorso iniziato dalla nostra amministrazione che vuole rendere merito agli
atleti che nel corso dell'anno hanno raggiunto degli traguardi importanti. Peraltro questo è un percorso che è stato condiviso da tutte le forze politiche che siedono in Consiglio Comunale, un percorso che vuole appunto dare importanza con dei requisiti ben definiti agli atleti che si sono distinti durante l'anno. Il percorso in realtà avrebbe voluto una manifestazione denominata l'atleta dell'anno a cui avrebbero partecipato tutti coloro che premiati durante il 2021, ma le condizioni che purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ci ha consentito questa cerimonia, che però contiamo, sperando di uscire da questo tunnel, di poter portare avanti nel 2022. Consigliere, quest'oggi lei entra in quest'aula non nella veste di consigliere comunale ma per essere premiato in quanto pilota che ha vinto la Coppa Italia di Rally 7. Sì, beh, sicuramente è una situazione un po' anomala, però comunque piacevole. Sì, quest'anno, nel 2021, ho vinto la Coppa Italia settima zona nella mia categoria, che è la Racing Start 2000, e sicuramente insomma, è comunque un bel momento, perché poi ogni sportivo corre sia per il piacere che prova durante insomma, proprio il momento, ma anche poi per il riconoscimento finale, e quindi insomma, è una giornata comunque piacevole per me. Giulia Cilli, vincitrice degli assoluti FIGC categoria Silver, in che specialità? Ho vinto nella trave, nel volteggio e nell'all around concorso generale. Oggi sei stata premiata dalla tua città, che ne pensi? Sono molto contenta. Siamo di fatto entrati nella pagina dello sport, Serie C, c'è l'ufficialità, Mario Ierardi è un nuovo difensore del Pescara, arriva in prestito dal Vicenza, sul fronte uscite la Pro Sesto si è fatta avanti per l'attaccante Guido Marilungo, vediamo. Guido Marilungo potrebbe lasciare Pescara a breve. Sull'esperto attaccante fuori dal progetto di Auteri dai primi di dicembre e sul mercato dall'apertura di questa sessione si registra un forte interesse da parte della Pro Sesto, ultima nel girone A di Serie C, ma comunque in piena lotta salvezza e che ha appena esonerato l'allenatore Banchieri. Marilungo da settimane si allena a parte con Rizzo e Galano e potrebbe chiudere la stagione nel club lombardo. Società e agente sono al lavoro per poter formalizzare la cessione con il placet della Ternana, che detiene la proprietà del cartellino dell'attaccante marchigiano. Se per Marilungo sembra muoversi qualcosa di concreto, resta una fase di apparente stasi per gli altri due giocatori fuori dal progetto. Su Rizzo resta sempre vigile il Messina, che vorrebbe riportare a casa il centrocampista siciliano e nelle prossime ore potrebbe tornare alla carica dopo aver colmato il vuoto dirigenziale con un nuovo direttore sportivo, Marcello Pitino. Anche l'Avellino continua a pensare a Rizzo, ma prima di un eventuale affondo ha bisogno di formalizzare l'uscita di D'Angelo. Sul fronte delle entrate è arrivata in tarda mattinata l'ufficialità del terzo innesto dopo quelli di Derisio e Lascano, quello di Mario Ierardi in prestito dal Vicenza. Difensore duttile che nella difesa 3 di Auteri potrà essere impiegato da braccetto destro e all'occorrenza anche da tutta fascia. Ierardi, che dopo un ottimo biennio al Sud Tirol, nell'ultimo anno e mezzo al Vicenza è stato condizionato dagli infortuni collezionando appena 8 presenze e che ora conta di rilanciarsi in riva all'Adriatico. Intanto dopo la vittoria sul Montevarchi, il Delfino, che deve fare i conti con un paio di casi di positività tra i calciatori e che non recupererà Drudi dopo il trauma cranico riportato domenica scorsa, è atteso dalla prima trasferta a Viterbo domenica prossima. L'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati, anche se di fronte si troverà una squadra che è sì ultima in classifica, ma che all'andata ha sfiorato il colpo all'Adriatico ed ora ha investito molto sul mercato per tirarsi fuori dalla zona pericolosa ed ha ingaggiato gli esperti Fumagalli, portiere, Menzato e Ricci, difensori, e il possente 25enne centravanti Bianchimano. Mancherà per squalifica il difensore Pavlev, direzione di gara affidata a Enrico Maggio di Lodi. E ora la Serie D con un gol di Maio ad inizio di ripresa, il Notaresco fa suo il recupero della nona giornata di Serie D con il Castelfidardo e accorcia al giro di boa a meno 8 dal primo posto. Vediamo il servizio.
Castelfidardo e Notaresco riescono finalmente a disputare il recupero della nona giornata rinviato per ben 3 volte, il 14 novembre, il 6 e il 19 gennaio. Al Galileo Mancini la spuntano gli abruzzesi grazie ad una rete ad inizio ripresa di Maio che consente ai rossoblù di conquistare il secondo successo consecutivo e consolidare il 4º posto in classifica. Terzo stop invece per i biancoverdi di mister Manoni che hanno trovato parecchie difficoltà a creare vere azioni da gol. Mister Epifani si affida a Maio al centro dell'attacco, supportato ai lati da Esposito e Valenti. Braconi e Perkovic sono invece gli avanti per il Castelfidardo con Bracciatelli immediatamente dietro. Parte forte il Notaresco che va subito alla conclusione al terzo con Bruno che però indirizza centralmente il pallone e per Gemalia non ci sono problemi. Il Castelfidardo cerca di far gioco ma si espone a pericolosi contropiede come al 7º quando la palla perviene a Valenti che converge verso il centro, cerca il tiro a giro ma coglie solo il palo esterno. Al 12° è ancora il numero 10 che si beve mezza difesa Fida Ardense e conclude, nessun problema per il portiere di casa. Al 19° si fa vedere sempre Valenti, ma non è fortunato, sfiorando solo il palo. Il Castelfidardo è guardingo e cerca di chiudere tutti gli spazi, ma fa una grossa fatica ad avvicinarsi dai reparti di Sciba. Ad inizio ripresa arriva il gol che decide il match. Corre il 2° minuto quando dopo una bella azione di Valenti il pallone perviene a Maio che mira il palo lungo e centra la porta con Gemalia che nulla può. Il Castello accusa il colpo e fatica a reagire. Al 1/4 d'ora una punizione calciata da Esposito trova la testa di Blando che però conclude centralmente. Trascorrono 2 minuti e le cose si complicano ulteriormente per i padroni di casa in quanto rimangono i 10 per il rosso diretto sventolato in faccia a Marcelli, reo di aver protestato troppo veementemente nei confronti dell'arbitro per la mancata concessione di un fallo. Il Notaresco macina gioco e va vicino al raddoppio al 19° con Pesce la cui conclusione muore vicinissimo al palo. Alla mezz'ora è Valenti a mancare di poco il bersaglio grosso, dopo un errore in uscita di Gemalia. Nonostante l'uomo in meno, il Castelfidardo cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo e al 42° si fa vedere con una punizione dal limite di Palladini, che però termina lontano dai pali. Prima del triplice fischio è il neo entrato Scimia a cestinare l'occasione del 2-0. Che dobbiamo fare un bagno di umiltà e se non mettiamo le armi che abbiamo messo nella prima parte del campionato sarà molto dura, quindi da ricriminare su questo perché abbiamo commesso secondo me delle ingenuità, delle disattenzioni da squadra presuntuosa che non dobbiamo essere. Con questo non è che attacco nessuno. Fin da me, dal primo, sono il responsabile e quindi dobbiamo fare un bagno di umiltà, ma grande, per poter risollevare la testa. Abbiamo fatto una grande gara contro al cospetto di una squadra che in casa, ma anche fuori casa, è una squadra molto pericolosa da incontrare. E siamo di qua, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci siamo adattati al campo e abbiamo vinto, secondo me questa è una grande gara, una grande vittoria. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era un crocevia per noi molto importante, l'abbiamo vinta, adesso pensiamo alla prossima. Dobbiamo pensare dopo il finale che abbiamo avuto l'anno scorso, avendo avuto problemi con il Covid, abbiamo finito non benissimo, durante le feste abbiamo lavorato tantissimo, adesso abbiamo fatto 2 vittorie, siamo contenti. Dobbiamo pensare con grandissima umiltà a vincere ogni partita, poi magari non ce la facciamo, però dobbiamo cercare di fare il massimo, cercando di fare più punti possibile e vedere alla fine dove ci troviamo. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè, la trasmissione settimanale dedicata alla pallavolo, curata e condotta da Sergio Zappalorto. E vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sul nostro sito www.tv6.it o sulla nostra piattaforma YouTube. Il TG6 invece torna con la 3ª edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.